abbiamo qui un manifestino che è veramente un vero bagno di folla, un bagno di folla e di selfie, perché questi, eccoli tutti assieme che si fanno i selfie. Io il selfie col surf glielo farei fare buttandolo da questa torretta, che è una torretta storica, questa qui è la torretta di Ponte Milvio. Ma sentiamo cosa dice il nostro caro amico Selfman. Sì, no, allora questo che adesso leggo è firmato di proprio pugno dal nostro primo ministro, presidente del Consiglio dei Ministri. E allora dice, c'è un'Italia che dice sì. E poi dice, è l'Italia che non si arrende, l'Italia che ci prova, l'Italia che continua a crederci, è l'Italia che torna credibile in Europa e nel mondo, o cazzo? L'Italia che non si accontenta e cerca sempre ogni giorno di fare meglio. Di fregare. E qui c'è anche il logo del Partito Democratico. Eccolo lì. Allora, vediamo che cosa dice. Le riforme, eccolo qua. Eccole qua, grandissimo riformatore. Le riforme, abbiamo messo la parola fine alla commedia delle riforme. Tutti promettevano, nessuno le faceva. Con la nostra riforma invece via 315 poltrone con gli stipendi dal Senato, via la doppia fiducia e il bicameralismo paritario, il famigerato ping pong di leggi tra Camera e Senato, meno potere alle regioni e meno soldi ai consiglieri regionali, via gli enti inutili come il CNEL per la Madonna. Allora, diremo al momento basta, opportuno. Poi dopo facciamo il refrain, dopo lo facciamo. Non è una promessa. No, aspetta, basta con l'abuso di decreti legge. Il suo governo ha fatto solo ed esclusivamente decreti legge. Ho dovuto interrompere. Vabbè, non è una promessa, ma una legge. Adesso basta il sì ai cittadini, al referendum di ottobre. Il lavoro. Allora, il lavoro, vediamo, il lavoro. Abbiamo cambiato la legge sul lavoro con il Job Act. E da quando siamo al governo ci sono 398.000 posti di lavoro in più. Dove cazzo l'ha visto, lo sa solo lui. 354.000 a tempo indeterminato e non a caso tornano a crescere i mutui finalmente. Aspetta. Lavoro, abbiamo detto, le tasse. Abbiamo cancellato le tasse sulla prima casa, è vero, ma quante ne hanno messe in più? Poi vediamo. Le imprese non pagano più l'IRAP sul costo del lavoro, l'IMU sugli imbullonati, che poi sarebbe da spiegare che cosa è. Dopo. Gli 80 euro aiutano le persone che guadagnano. Gli 80 euro. Ascolta, non interrompere, dopo facciamo tutte le disquisizioni che vuoi. Gli 80 euro aiutano le persone che guadagnano meno di 1.500 euro al mese. Il super ammortamento al 140% è uno stimolo a mettere i soldi nelle aziende e non in tasca. Al sud il credito d'imposta è uno strumento fondamentale per il rilancio. Dal 2016 abbiamo cancellato IMU e IRAP. La giustizia, qui proprio veramente andiamo a nozze, abbiamo alzato le pene per i ladri e i corrotti obbligandoli a restituire il mal tolto, reintrodotto il falso in bilancio, colpito il voto di scambio, abbiamo inserito nel codice dell'autoriciclaggio i reati ambientali, abbiamo dato vita all'autorità nazionale anticorruzione, nel 2015 abbiamo recuperato 15 miliardi all'evasione, record nella storia del nostro paese, abbiamo investito nel processo digitale riducendo di quasi un anno i tempi del processo civile e assunto magistrati e cancellieri. Perché noi non crediamo nel giustizialismo, crediamo nella giustizia. Cultura. Abbiamo aumentato del 30% il bilancio per i beni culturali, abbiamo investito 1 miliardo per gli uffici Brera, Bronzi di Riace, Reggio di Caserta, la Galleria Nazionale dell'Arte Moderna e Palazzo Barberini a Roma, Capodimonte e l'elenco potrebbe continuare. Abbiamo inserito l'Art Bonus per detrarre dalle tasse di investimenti in cultura, 150 milioni di euro per recuperare i luoghi culturali dimenticati, simbolo delle comunità territoriali, il progetto ancora attivo bellezza@governo.it. I diritti. Abbiamo finalmente approvato leggi sull'autismo, sul divorzio breve, sulla cooperazione internazionale e stiamo chiudendo i provvedimenti sul terzo settore e sul dopo di noi per le famiglie con i figli disabili. Infatti. Dopo anni abbiamo una legge sulle unioni civili, abbiamo investito risorse per le giovani coppie e per il bonus bebè. I diritti e il sociale non sono più l'ultima ruota del carro. Fondi europei. Abbiamo siglato
con quasi tutte le amministrazioni metropolitane e regionali del sud per impegnarci, abbiamo siglato accordi con quasi tutte le amministrazioni metropolitane e regionali del sud per impegnarci reciprocamente sui fondi europei. Prima regola, non sprecare più un solo centesimo che arriva da Bruxelles. Infatti, come troppo spesso è accaduto in passato, non sa neanche che non arrivano da Bruxelles, vabbè. Seconda regola, spenderli meglio su progetti condivisi e con tempi certi. Basta con la lamentele, mancano i soldi. Oh cazzo, qui tutto fa un bel discorso. E iniziamo a spendere meglio quelli che già ci sono. Abbiamo oltre 51 miliardi di fondi strutturali da spendere qui al 2020. Basta sprechi, basta piangere. Capitale umano, il capitale umano. Siamo tornati a investire nella scuola, togliendo dalla precarietà 100.000 docenti. Lo abbiamo fatto perché era un impegno che lo Stato aveva con loro, ma lo abbiamo fatto soprattutto per dare ai nostri figli continuità educativa. Abbiamo invertito la direzione sull'edilizia scolastica, investendo 4,2 miliardi di euro. Abbiamo appena stanziato 2,5 miliardi di euro per la ricerca e siamo per partire con le riforme. Di riforme di università e di enti di ricerca, perché la vera prima questione italiana è la questione educativa. Investire sul capitale umano è l'unico modo per avere un futuro. E infatti hanno investito, il padre ha investito su di lui. Sì, infatti andiamo avanti, aspetta, dopo facciamo pelo e contropelo. La crescita, nel 2012 l'Italia è entrata in recessione, cazzo, una cosa giusta l'ha detta, con il nostro governo la recessione è finita. Subito riciclata, subito la fate e la smettete. Aspetta, con il nostro governo la recessione è finita e siamo tornati al segno più. L'export tira, i consumi tornano a crescere, i timidi segnali stanno arrivando dalle costruzioni. Guarda caso, ma gli investimenti sulla manifattura 4.0, e qui veramente è epocale la demenzialità di questa persona, e sulla sostenibilità ambientale tracciano il percorso dei prossimi anni, un modello diverso di economia da proporre anche ai nostri partner europei, troppo spesso concentrati sull'austerity. La sicurezza. 1 miliardo in più in sicurezza e difesa, più forze dell'ordine per le strade e non negli uffici, lotta al terrorismo internazionale con più mezzi e norme efficaci. Sbloccare e semplificare, abbiamo tagliato i superstipendi dei manager, ponendo finalmente un tetto. Abbiamo apprezzato la riforma della pubblica amministrazione, approvato la riforma della pubblica amministrazione e quella del codice degli appalti che daranno semplicità e risparmi già nei prossimi mesi. Il codice digitale e la banda larga sono una priorità per l'Italia. Che cazzo vuol dire, no? Sono una priorità e allora? Vabbè, andiamo avanti. E le opere pubbliche che finalmente si sbloccano, dalla variante di Valico all'edilizia scolastica, dalla Salerno-Reggio a Pompei, dimostrano che far riaprire i cantieri incompiuti significa far ripartire l'Italia, come abbiamo fatto a Milano con l'Expo credendoci quando nessuno ci credeva. Boni, non è finito. No, aspetta, dopo gli facciamo pelo contro pelo e anche cetriolo in culo, non ti preoccupare. C'è un'Italia che dice sì e che si fa rispettare ai tavoli internazionali. È l'Italia che porta gli alleati europei a discutere sulle sue proposte della flessibilità fino al Migration Compact, dal piano per gli investimenti fino ad 1 euro per la cultura, 1 euro per la sicurezza, che non gioca sulla paura ma sul coraggio, che non crede nei muri, nelle barriere, ma nei ponti, nelle piazze, che garantisce la sicurezza senza perdere il concetto di umanità. C'è un'Italia che dice sì e che non urla, che prova a far funzionare le cose con decisione e coraggio, giocando tutta la nostra energia e il nostro entusiasmo. Abbiamo preso per mano l'Italia nel momento più duro, la crisi finanziaria, la reputazione internazionale ai minimi termini, il disagio economico e sociale, un passo alla volta, finalmente stiamo tornando a fare l'Italia, il Partito Democratico semplicemente si sta provando, la sua comunità di 50.000 amministratori prova giorno dopo giorno a restituire concretezza le speranze più belle della nostra gente. Per questo sì, proprio per questo ci impegniamo con voi, perché con orgoglio e passione, con tutta la determinazione che ci stiamo mettendo, l'Italia possa tornare leader in Europa e nel mondo. Un sorriso, Matteo Renzi. Una Macedonia, melting pot, all'inglese voglio dire, guarda, di una tale efferatezza verbale, concettuale e diciamo
di comunicazione, di comunicazione stravolta, io non l'avevo mai letta, un concentrato così, questa è una merda concentrata al 1000%, è una cosa allucinante. Allora andiamo a esaminare, andiamo a esaminare uno, le riforme, abbiamo messo la parola fine alla commedia delle riforme, tutti promettevano, nessuno le faceva, con la nostra riforma invece via 315 poltrone con gli stipendi del Senato, via doppia fiducia, il bicameralismo paritario, il familiaggio ping pong fra le leggi, fra Camera e Senato, meno potere alle regioni. Allora con questo sistema il signor Matteo Renzi e il PD e i loro datori di lavoro della Rothschild, della Morgan Stanley eccetera, gli hanno dato, hanno tolto la rappresentazione a milioni di cittadini, la rappresentazione democratica, la rappresentazione elettorale, la rappresentazione sugli enti pubblici, in tutti gli apparati dello Stato, e addirittura hanno eliminato il CNEL, che è la è la base concettuale, istituzionale, culturale, dogmatica su cui si basa il Parlamento, su cui, da cui dovrebbe fare riferimento il Parlamento quando occorre expertising, consultazioni, eccetera, eccetera, l'hanno eliminato, perché la gente non deve sapere un cazzo, il parlamentare non deve sapere un cazzo, deve fare ed obbedire semplicemente il diktat che gli viene imposto. Fine. Questa è la prima cosa. Ma direi di chiuderla, sennò diventa troppo lunga. No, vabbè, prendiamo un'altra volta. Ma no, guarda, allora abbiamo cambiato la legge sul lavoro, il Job Act è una cazzata abominevole, per cui in Francia stanno facendo la rivolta popolare oramai da due mesi, di cui la televisione di Stato non dice un cazzo, la televisione di Stato e anche la Mediaset, e anche quelli di Telecom, la Tele7, TV7, non dice un cazzo nessuno, c'è una rivolta in corso, le centrali nucleari sono spente, tutti le sei raffinerie su 8 in Francia sono determinatamente chiuso a tempo indeterminato, è mai possibile che una cosa del genere non si venga a sapere, quando qui ovviamente i vari sindacati del cazzo, tutti venduti a esattamente uno che guadagna 300.000 euro all'anno come la Camusso o come quell'altro, due teste di cazzo che stanno insieme a lei, ma come può fare la lotta per il povero lavoratore che lavora 400, 600, 700 euro al mese, per non pagato, non inquadrato, non legalizzato, eccetera eccetera, voglio che questo dice che ha 398.000 posti di lavoro in più, io li vorrei contare uno per uno, andare a vedere chi cazzo è che ha fatto questo contratto. Sono comari di sua madre. Eh beh, lavorano le tasse, sulle piazze. Le tasse, abbiamo cancellato le tasse sulla prima casa, vero? Ma le hanno raddoppiate sulle doppie, terze e quarte case. Di la verità, non è, va bene, io sono perfettamente d'accordo che la seconda, terza e quarta casa debba a questo punto, in questo contesto, essere tassato, perché in un altro contesto non deve essere tassato. Ma in questo contesto posso pure anche condividere. Ma a raccontare che non è vero che hai alzato le tasse, non è vero, cioè tu le hai tolte sulle due o tre cose che effettivamente erano veramente illegali, oltre che incostituzionali, e le hai raddoppiate su tutte le altre cose, quindi non raccontare cazzate. La giustizia, abbiamo alzato le pene per i ladri e i corrotti, ma sei tu il primo corrotto, i tuoi parlamentari, il tuo governo, la Bosch è dentro con il culo dentro la storia, quella della Ducati elettronica, come si chiamava? La Guidi, si è dovuta dimettere perché ha truffato per circa quanti? 14 miliardi mi pare, 14 miliardi di euro tutti i cittadini italiani, cioè 13 milioni di cittadini italiani. No, e poi ci vengono a raccontare, abbiamo inserito il codice dell'autoriciclaggio e reati ambientali, ma come? Ma perché non c'era, non era bastevole il codice penale italiano, hanno dovuto inventarsi dei reati nuovi, basta che applichi la legge per quello che ci sono. Leggi, no. Mai applicato. Oh. Allora, la cultura, abbiamo aumentato il 30%, questo non voglio manco commentarlo, non voglio, la decadenza della cultura italiana negli ultimi decenni è di una abissalità assoluta, inarrivabile. Ho sentito Franceschini parlare praticamente che non sarebbe, diciamo, un delitto, un peccato doversi, che ne so, vendere. Ma, detto, ma perché quello che ha fatto con Colosseo, cioè, non l'ha venduto per 25 anni, l'ha venduto a cosa? Quello delle scarpe Dodds, allo scarpato. È vero che ha fatto pure una cosa di miglioramento perché gli torna utile, gli fa pubblicità, però l'ha fatto come, anche lì come marketing, certo. Lo Stato non è marketing, lo Stato è sociale, non è un marketing, il marketing è quella mentalità distorta di chi sappiamo noi, dei JP Morgan, dei
dei Warburg, dei McKinsey, eccetera, eccetera, dei Rothschild. Gli speculatori. Degli speculatori. Noi non abbiamo bisogno di speculazione, abbiamo bisogno di uno Stato a misura d'uomo, come era originalmente. E quindi i diritti. Abbiamo finalmente approvato leggi sull'autismo, sul divorzio breve, così per sciasciare completamente la famiglia, sulla cooperazione internazionale, cooperazione internazionale di mortacci loro, il TTP, il TISA, come cazzo si chiama lì, l'altro, il TAUCAM, adesso non mi viene la parola, vabbè, cioè uno più infame dell'altro, sottrazione di diritti nazionali e internazionali, se sono venduti la madre, la figa della madre. Una cosa oscena. E quindi ecco, questo parla di diritti. Qua diritti non ce n'è più per nessuno. No, fra un po' ci potranno portare dentro senza, solo sul sospetto che noi pensiamo al negazionismo. O pensiamo a dover confutare. Addirittura adesso si sono inventati che stanno facendo un decreto legge che proprio sulla. Che è vietato. Come si dice? Criticare il comportamento del governo. Siamo a sto follia. Sì, è vero, siamo dimenticato. Cioè, il delitto di lesa maestà. Che è ripristinato. Vabbè, andiamo avanti. Il prossimo passo quale sarà? Vabbè. Lo Ius Prima Noctis? Sì, lo Ius Prima Noctis di questi frati fondi, qua. Fondi europei. Allora, abbiamo siglato accordi con quasi tutte le amministrazioni metropolitane e regionali. Una cazzata di una bestialità che mette paura. Questi ci hanno tolto, come detto prima nel comizio che ho brevemente fatto qui sulla piazza, in cui ho ricordato che 24 milioni di cittadini italiani hanno visto negato senza poter intervenire, come invece prevede tutta una serie di leggi, dalla 241 alla 267, alla 265, eccetera, tutta una serie di leggi che prevedono che possa intervenire sia in fase consultativa e poi obbligatoriamente referendaria per cambiare le leggi dello Stato che riguardano la partecipazione attiva dei cittadini. Tu non mi puoi denegare il diritto elettorale, brutto figlio della gran puttana, e questi hanno fatto questo. A Roma, come diceva Kusterman prima, non possiamo più votare, nella provincia di Roma ci sono circa 2 milioni di cittadini e non possono più votare per il sindaco della città metropolitana, che ci avrà effetto oppure sui loro pregiudizio sulla loro pelle, e questa è una cosa indegna di un paese civile, indegna di uno Stato che si chiama democratico. Poi, capitale umano, tralasciamolo, non è il caso di andare a insistere sulla demenza di queste persone. Allora, dice la crescita, nel 2012 l'Italia entra in recessione, però con il governo la recessione è finita, no, lo dice lui. Qua c'è il crollo del sistema economico e lui dice che la ripresa è in atto, vabbè. È la legge del Menga, il contrappunto. Te lo dico io, la legge del Menga. A forza di ripetere, sì, una menzogna diventa vera. Se loro continueranno fino a ottobre. George Orwell l'aveva codificato ampiamente. Sì. Non a caso lui era un esperto, ma un grande esperto di comunicazione. E quindi la sicurezza, un miliardo in più in sicurezza. Allora, più forze dell'ordine per le strade e non negli uffici, non c'hanno manco la benzina. Allora, ho provato io l'altra settimana, due settimane fa, ho chiamato i carabinieri che ero aggredito, mi hanno detto non c'abbiamo le macchine, per la Madonna! Ho sperimentato io la... Non c'abbiamo le macchine, non c'hanno la benzina! E tu, brutto figlio di puttana, mi dici che c'hai un miliardo di più per le forze dell'ordine. Sbloccare e semplificare. Guarda, tralascio perché sarebbe troppo un approfondimento che qui non è possibile entrare nel merito, ma tutto questo e la sequela che c'è fino a qua è di una bassezza morale e intellettuale che fa vergogna a me che sono conterraneo, solo disgraziatamente sono concittadino di questa nazione, di questi infami qua. Non lo so come cazzo fanno a fare queste cose, come possono arrivare a un livello di bassezza assoluto. Inarrivabile, no, ma manco come si chiama lì, quel film di Pasolini che faceva Trimalcione, ecco, neanche Trimalcione c'era una bassezza morale. Era uno con questa. Coglione Trimalcione, aveva fatto i sordi, oltre lungo, era un liberto che si era liberato, aveva fatto la scalata sociale, col sesso, facendo le perversioni a cui tanto, perché piacevano tanto
soltanto alla nobiltà romana imperiale, di cui questi sono i perfetti eredi. Assolutamente. Bene, allora, non c'è altro da aggiungere, è uno scempio assoluto della morale, del sociale, dei diritti, dei beni dello Stato, dei beni dei cittadini, delle imprese svendute allo straniero, della società svenduta allo straniero, del debito dei cittadini italiani svenduti allo straniero. Tutte cose che noi ovviamente neghiamo in maniera assoluta, perché è un falso assoluto. Ciao a tutti. Diciamo che a conclusione questo governo rispecchia realmente la realtà di questo paese. Gli italiani sono questi e l'uomo che ha detto e ha scritto, ha firmato, è chiaro che queste cose qui, queste cose qui lui non può averle scritte perché non le non sa. È capace. Sì, non è capace nemmeno di questo. Però ci mette la firma. Sì, avete qualcosa da vuoi aggiungere qualcosa? No. Sei convinto che è aumentata l'economia è cresciuta, il lavoro è aumentato, c'è tutte le cazzate che sono scritte qua, non ce n'è una che possa essere condivisa, una, solo una. Propaganda. Quelli che per i coglioni. Per il sì, se per caso dovesse vincere il sì, sono meritano queste altre. Intellettuali prima che morali e prima che in tutti gli altri sensi che e accezione del termine. Meritano questo e altro. Io, se dovesse arrivare il momento, questa è la che faccio.